Calibrazione luminosità, è così che inizieremo questa avventura notturna. È mezzanotte, giustamente, del 26 ottobre 2018 e abbiamo di fronte Red Dead Redemption 2. Non ho bevuto whisky e fumato sigari, ma è stata comunque una serata interessante, mi sento abbastanza pronto. Sarà un gioco simulativo, forse lento, particolare e sicuramente lungo. Vediamo. Siete informati, Red Dead Redemption 1 non l'ho finito, l'ho giocato per due terzi. E sono una pippa con il pad. Nel 1899 l'era dei fuorilegge dei pistoleri stava giungendo al termine. L'America stava diventando una terra governata dalla legge. Oh, brutta storia. Anche il selvaggio West era quasi stato domato. Le ultime bande erano braccate e venivano eliminate una dopo l'altra. Red Dead Redemption 2. È un prequel di Red Dead Redemption. Ma molte cose non le coglierò perché l'ho giocato tempo fa e, come ho detto, non tutto. Ma godiamoci il tempo presente, cioè il passato di Red Dead Redemption. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Sembra l'inizio di 8 Full 8. Let Davey rest while he... You know, an old mining town, abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Interessanti i caricamenti. E sì, PlayStation 4 normale, non è una pro. Capitolo 1. Coulter. O Coulter. Penso che sia più da Colt come la pistola. Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny. Sean, Mac, Diavolo. They may be okay. We don't know.
dispersi. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. Di qualcuno. And by the time they get here, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? Bella domanda. We missed you. That's what happened. Come on. Sappiamo che siamo inseguiti, che alcuni di noi sono morti e che alcuni sono... Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. Che alcuni sono dispersi. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Come on, let's go. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Le orme verranno ricoperte dopo secondi. Sì, sì, ultime ore famose. E possiamo aumentare il passo, ottenere il passo, ma più di così mi pare che non sia possibile aumentarlo. Troppa neve. Possiamo guardarci intorno. Ok. Rallentare il cavallo. Così l'ho fermato. Ah, quindi possiamo cavalcare volendo, ok. Cosa che non mi interessa. No, no, sono qui, sono qui. Non ho letto. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. Pinkerton. You need to help me pick the others. Ci stavo provando. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Parla con Dutch. Chiedi dei soldi o chiedi se è stata una trappola. So, do you think it was a trap in Blackwater? Hey, I think I see something up the path. Non mi ha risposto. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean. We don't know. Quite a business. Oh, davvero, sì. Davvero una brutta storia. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm. Ha senso. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope. Mac and Sean,
are still out there somewhere too. Li stiamo cercando. Arthur, let me take the rear. You move up. Ok. Premi di movimento due volte il premuto X. Oh diavolo. Perché ogni volta riesco a non guardarlo? You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Sì, male. I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, shelter. So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Let's you two lie low on this. Vogliamo scendere da cavallo? Okay. Let's head down there. No. Ok. Vi seguo. Abbiamo un icono della salute e non stiamo proprio al top, ma immagino sia il freddo. La barra esterna indica la salute rimanente, dal livello del nucleo interno dipende la velocità con cui si rigenera la tua salute, quindi molto lentamente in questo momento. Let me handle this. We don't want to spook these fine. Sì, immagino che andrà benissimo. Buon Dutch. Nome che non ci è nuovo. Someone's having fun in there. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Ok, vado a nascondermi. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Spero intendesse... No, quindi questo non è un capanno. Hello? Ma ok. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Che c'è? We got a problem. Che c'è? Sono dei corpi là. Oh diavolo. Arthur. Dobbiamo ucciderli. Ho capito, ho capito. Keep your eyes on. È tornato l'auto aim più potente della storia. Mi mancava. A Dutch ha fatto una brutta fine. E giù. Maledizione. Ma tu eri molto vicino. Premi ovviamente per scattare. Già ci sto, già ci sto. Ok. Vieni premuto quadrato vicino all'oggetto per prenderlo. Whisky è chiaramente un requisito essenziale. L'UI è molto minimale, che è anche bello, per carità, ma... Devo un attimo...
abituarmi. Posso anche richiuderlo, anche se non serviva, ma... Finché il nucleo è vuoto subirà degli effetti negativi. Tieni premuto destro per aprire la bisaccia. Ok, forse è il caso di mangiare qualcosa. Mangia e ripristina in parte il nucleo della salute. Abbiamo pesche in scatola di pesce, biscotti, mais dolce che oltre a ridarci il nucleo e ripristina leggermente il nucleo della resistenza, e fagioli. Ok, allora, non posso mangiarne più di uno. Oggetti diversi hanno effetti diversi. Mangia del cibo per ripristinare il nucleo della salute. Il cibo di qualità migliora la ripristina maggiormente dei nuclei. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. C'è del sangue qui. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Armadietto delle medicine. Keep searching while I pack these on the horse. Sono aperte queste medicine, quindi erano tutte utilizzate. Potevano almeno utilizzarne una sola e finirla e lasciare le altre chiuse. Ci sto lavorando, ci sto lavorando. Oh, aspetta, aspetta, non voglio andare ancora sopra. Finché abbiamo il... tutto ancora abbastanza pronto. Gioielli, Ruga nel cassetto, ragazzo. Sigarette premium. Non sono sigari, ma... è comunque qualcosa. Qui nel baule. Porta monete. Era $1.96. È tipo i soldi persi nel divano. Poor bastard was married too. Allora, possiamo avvicinare, possiamo girare. Jake and JD Wedding, September 1896. Era sposato davvero. Per ora non mangio altro, non mi interessa azzuffarmi, cioè abbuffarmi di cibo. Comunque sì, signori, spesso e volentieri saremo in... se non proprio in silenzio, quasi. Perché ci saranno cose da fare e ci vorranno i loro tempi. È una cosa che va accettata. Che abbiamo qui sopra? Davvero niente, sembrano cose più che interagibile. Appunto, devo rispondere a Dutch, altrimenti non era contento. Cartuccia da revolver, ottimo. Tra l'altro non ho idea di come sia lo stato della nostra... allora, se clicco con il sinistro, la freccia sinistra, abbiamo il registro. Dutch van der Linde, fuorilegge del Far West. Sfide, notifiche, ok. Con il tasto su, niente, tasto giù. Abbiamo una bussola, esteso, normale, no, radar. Non so che diavolo sia. Ok, è il tipo di mappa. E questo richiama semplicemente un qualche tipo di bussola. O ci ricorda... ci ricorda il nostro obiettivo attuale, probabilmente. Ok. Ricordo a tutti che sono un giocatore PC alle prese con una PlayStation 4. Non è la prima volta, ma... non sono molte le volte. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed.
Ok. Ora spero di non stancarmi troppo. Sì, l'obiettivo attuale è perlustrare la stalla. E siamo d'accordo. Ok, abbiamo una pistola pronta? Appunto! Questo. Cerchiamo di fargli male. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? Buono. With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Mm-hmm. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more. Potremmo rubarvi il colpo. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. I don't know anything else. Quindi qui già possiamo iniziare a uccidere o risparmiare. Spare me. I promise you won't see me again, Porter. I just do what I'm told, please. È un mondo davvero infame questo. Se ti risparmiassi, tu potresti tornare un giorno da noi. You'll never see me again. Ah, probabilmente ti ucciderà l'inverno. Vattene. Non farmici ripensare. Prendi la pistola che mi è stata buttata via. Il mio cappello. Maledizione. Questo sì che era grave. Calmo, ragazzo. Piccolo, vieni qua, so che fa freddo. Ok, continuando a legare col tuo cavallo a crescere la sua fiducia in te, migliorare le sue statistiche. Ok. Bravo, ragazzo. Guardate come lo si tenga a sinistra perché i cavalli sgroppano a destra. È per quello che si chiamano destrieri. Ci potrei pensare. C'è un altro palo. E dove diavolo era nascosta? No, ok, non posso legarlo perché al momento non è legato. Buoni, 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 buoni. Diavolo. It is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. E si è nascosto tutto questo tempo? Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. Decisamente no. You come with us. Arthur. Yes. It's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. Fuori legge con un onore. What's your name, miss?
Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. Il cognome mi dice qualcosa. He was my husband. Condoglianze. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting a train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. Sì. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea'll show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Now how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Non lamentarti. Entra inseguito da un ricordo. Weather ain't let up. He's strong and he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to. I'm sorry to ask, but it's little John. He's got himself caught into a scrape. Oh, diavolo. He ain't been seen in two. Davvero 2 giorni? 2 days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? Stiamo messi male, allora. We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Oh, beh. E allora va bene. Thank you. You're welcome. My lady. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Era quello a cui stavo pensando. Well, seems somebody left. Non da molto. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Here's some tracks leading to the river. Gil. Ti seguo, Javier. Ci riusciamo qua? Non c'è troppa corrente, diavolo. Abbiamo una seduta del cavallo. Could be anyone. Let's just see where they lead.
So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Posso immaginare. Watch out for this crevice. Modificare la distanza e la prospettiva della visuale. Dutch killed a girl in a bad way. Prima persona, ravvicinato, distante. Molto distante. Allora, prima persona mi interessa moltissimo. Ma su PlayStation mi è un pizzico più complicato che da altre parti, onestamente. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Visuale dinamica. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Quindi sì, posso mettere visuale dinamica e tenere premuto X. Posso cambiare la visuale dinamica. Ok. Careful, it's getting narrow here. Ok. Qui quindi non possiamo usare la visuale dinamica, domanda. Siamo. Yeah. A lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Ah no, perché io qui non vedo proprio niente, altro che traccia. Ha nevicato talmente tanto. Non capire come funziona, sai, dinamica. Tengo premuto X. Ok. Hey, look. Over there. You see that? Ho già dimenticato com'era il tasto per cambiare semplicemente la visuale. Vabbè. John was riding that horse when we left Blackwater. Aia. Let's see if he can hear us. Oddio, potrebbe venire fuori una slavina. Oh, ci ha sentito però. Dove? Come on. Up there. Eh sì, l'ho sentito lassù. Sì, ti vedo, vai ragazzo. Vorrei andare più veloce, ma non è semplicissimo. Non ho ancora capito come si scende da cavallo. Puoi portare con te solo un'arma da fianco. Puoi cambiare le armi che hai addosso con quelle trasportate dal tuo cavallo. Fammi capire. Ok. Armi sul cavallo o Tennessee Walker? Volevo accarezzare il mio cavallo un attimo. Ok. Quindi diceva il mio shotgun. Ma qui è solo una pistola. Manutenzione. Revolver Cattleman. Arma è pulita. Cambia visuale addirittura. Avvicina la visuale. Huh. Arma pulita. No, a quanto pare ho preso l'arma sbagliata. Tieni premuto L1 per visualizzare le armi. Sì. Usa L2 o R2 per scorrere le armi di selezione del fucile a canne. Ah, perché era quello slot che dovevo cambiare. Ok. Darò per scontato che sia ancora in ottime condizioni. Carico cavallo. Ok, ci si possono poggiare degli oggetti. Giustamente. Io volevo andare su Tennessee Walker.
Non posso essere coccoloso con il mio cavallo? Studia. Mostra informazioni. Ok. Questo è il tuo cavallo principale. È un bravo ragazzo, è un baio. Stay with me, Arthur. Sì. Dovrei cambiare un pizzico la sensibilità, ma forse lo faremo in futuro. Vabbè, io spero che non ci siano problemi di natura violenta, sia solo un incidente e che non si debba recuperarlo in qualche modo. Watch out here. You sure about this? Noi sfruttiamo il tuo solco, ragazzo. Ok. Direi. La tua resistenza si trova nell'angolo in basso a sinistra. La barra esterna si consuma quando corri, salti o ti arrampichi. E sì, noi stiamo attenti ai passi. E non so che altro era. Dal livello di qualcosa cambia qualcos'altro, immagino. Stay low under here. Okay, from here. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. E non abbiamo più resistenza. Usa. Ma ce la facciamo senza resistenza? Come on. Sì. Gli effetti oggetti sono mostrati in fondo alla bisaccia. Ok, sì. Cosa che dia molta resistenza, direi che sia una galletta. Scarta, scarta, mangia. Ok. No, stiamo bene di sazietà, ma qual è la differenza? Perché quello era del cavallo che dava la resistenza. Quindi ora sarò troppo sazio e mi sentirò malissimo, ma ok. Il nucleo di resistenza non è più vuoto. Continua a mangiare e a bere per mantenere i nuclei a livelli accettabili. Ok. Il problema è che non bisogna mangiare troppo. Ci sentiremo malissimo. Oh sì che fa freddo. Vorrei anche coprirmi, ma più di così temo al momento di non aver modo. Javier, fammi strada, mi raccomando. Let's keep moving then. Come on. John! John, can you hear me? Ha smesso di chiamarci? John, where are you? Oddio, dimmi che non si è arreso proprio adesso. Marston, you hear me? Oh diavolo, meno male. Sulla sporgenza. Oh diavolo. Arrivo. Abbiamo una corda? Oh diavolo. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Sì. Mi serve una mano, eh? I don't feel too good neither. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Oh, compadre. Che bello essere messicani, eh? In un mondo in cui tutti ti odiano. Can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Beh, dovremmo seguire le nostre stesse impronte. Oh no. Questo è un problema.
Ok. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Oh diavolo, davvero devo farlo io? All right, John, come on. Let's get you on that horse. Perché devo guidare con R2? Aia, devo ricaricare. No, sto fucile a canne mozze è molto diverso. Allora, fatemi correre un attimo, Posso cambiare armi? Tipo la pistola? Non so come ho fatto, ma... è un diario. Oh, dopo ce lo leggeremo bene. Adesso non è il momento. Cioè, potrebbe avere la rabbia. Lo dici tu? Fucile a canne mozza, la cosa strana è che non dovevo mirare. Come diavolo li ammazzo questi? Come si ricarica? Oddio, sto malissimo. Lo vedo e... Stai buono. Me ne sparare. Oddio, col triangolo si scende. Ok, ok. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. Blackwater. Ah, che ricordi. I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. Non è una brutta idea, ma... We're gonna need to come up with a better story for that. Dovremmo stare attenti a non far azzoppare i cavalli. Freezing, bleeding, starving. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Ci so. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. E speriamo non ci siano altre brutte sorprese. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Ragazzi, come stavo dicendo, ditemi che non c'è qualche brutta sorpresa. Can we get some help? We need some help here. Ok, ok, ci stanno, ci stanno. You're alive. È vivo. There we go. Ay, careful, idiotas, it's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Mugger. Beh, è andata fin troppo bene. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for.
Gli eventi e i luoghi di interesse vengono annotati sotto diario man mano che esplori il mondo di gioco. Tieni premuto sinistro per accedervi. Tieni premuto tasto options per i dettagli. Mappa, guida, progresso, giocatore, storia, social club e impostazioni. Ah. Ci darò un'occhiata con molta calma. Come anche al diario. Raggiungi B per parlare con Bill. E raggiungi P per parlare con Mr. Person. A quanto pare la nostra avventura nel freddo West è iniziata. Sarà un'avventura calma, metodica, spietata. Ma sarà una grande avventura.